Migliaia, migliaia di libri persi. I libri purtroppo bisognerà buttarli via, quelli, perché qualcosa avevamo utilizzato per fare le scale di libri, però le enciclopedie sono quelle più grosse. Il risvolto positivo di questo evento disastroso è stato proprio questa solidarietà. È veramente incredibile, hanno cominciato già ieri ragazzi, studenti universitari, ragazzi delle superiori. Ciappa questo, non ci capisce sempre. Tutti finiti sott'acqua, c'è solo da capire se quelli sott'acqua erano talmente pressati da non aver preso acqua. Voi siete tutti volontari, siete? Sì. Tutti del quartiere più o meno. Lontano. Lei da dove viene? Io sono spagnola, ma abito qui. Ah. Insegno all'università. Quale libro ha visto che proprio le è venuta una fitta al cuore? Bukowski. Sì. No, Bukowski. Bukowski può proprio sparire nell'inferno. Guarda, no. Ah, Bukowski può andare sott'acqua. Bukowski può andare sott'acqua. Bukowski e tutto il male che ha fatto. Non ci aspettavamo una marea così elevata, per cui noi abbiamo alzato tutto quello che potevamo dalle parti basse e siamo andati via tranquilli, perché era prevista non 187 come è stata, era prevista molto molto più bassa. E soprattutto è una libreria a livello mondiale ormai, perché viene gente da ogni parte del mondo per visitarla. A volte anzi capita che i veneziani non la conoscono, ce l'hanno sotto casa e non la conoscono. Ci sono tanti ragazzi che stanno dando una sì, mano. Questo è stato veramente bello, un risvolto positivo di questo evento disastroso è stato proprio questa solidarietà. È veramente incredibile, hanno cominciato già ieri ragazzi, studenti universitari, ragazzi delle superiori. I libri purtroppo bisognerà buttarli via, quelli, perché qualcosa avevamo utilizzato per fare le scale di libri, però le enciclopedie sono quelle più grosse. Tu parli di Venezia, che ne so, la città dell'amore, la città dei canali, ma in realtà la cosa bella di Venezia è vedere che i ragazzi che oggi non hanno scuola, che non hanno università, anche lei che studia a Padova, sono venuti qui a dare una mano. Per chi volesse dare una mano, che cosa si può fare? Se volete donare dei libri, qualsiasi libro che avete in casa e che non leggete più, è lì nello scaffale da migliaia di anni praticamente, potete portarlo qui e donarlo alla libreria. Grazie.